Io sono per la sicurezza senza sì e senza ma, nel senso che le persone che compiono degli atti illeciti, come ad esempio gli spacciatori, debbono essere arrestati. Quindi il messaggio che è stato lanciato è un messaggio ovviamente che era forviante, e dal mio punto di vista però ho voluto ribadire che l'ordine pubblico in città la competenza non è del sindaco ma la competenza è delle forze dell'ordine. Tanto che ho chiesto immediatamente al prefetto, che devo dire è stata gentilissima perché ha subito accolto questa richiesta, e già venerdì mattina faremo il primo incontro sull'ordine e la sicurezza. In questi anni abbiamo fatto dei progetti anche comuni dove abbiamo messo a disposizione la polizia locale, sono state coinvolte ad esempio anche la Guardia di Finanza ma in particolar modo diciamo, eh, la Questura e i Carabinieri stanno portando avanti tutta una serie di azioni di contrasto, le forze dell'ordine fanno sempre il massimo, ma dobbiamo partire dal presupposto che loro sono sicuramente sotto organico e quindi l'invito che io faccio a tutti coloro che in questi giorni si sono issati come paladini della sicurezza, che il sindaco e il sindaco Biancani è per il rispetto delle regole e per sicuramente perché affinché il parco, ma non solo tutta la città sia in sicurezza le persone che commettono reati devono, mettere, devono andare in carcere ovviamente noi abbiamo eh, delle leggi, le leggi vanno rispettate ma purtroppo oggi le leggi fanno sì che chi viene preso appunto non fa il carcere quindi ho fatto un appello, piuttosto che dire al sindaco che ha, detto, ha, dato, come dire, ha usato parole eh, come, dire, come per riconoscere o per giustificare le persone che compiono questi reati forse sarebbe meglio che utilizzassero le loro energie o per i modi le leggi o per implementare il personale che oggi è delle forze dell'ordine che oggi è in città. Con gli slogan la sicurezza, il populismo, la sicurezza non migliora. Sono anni che queste forze politiche hanno consenso dei cittadini perché continuano a raccontare che se loro vanno al governo non c'è più uno sbarco in Italia. Gli sbarchi nel corso dell'ultimo anno sono più che raddoppiati, non aumentati di uno, sono più che raddoppiati e quindi non accetto sicuramente da chi... Ha fatto sempre una campagna elettorale rivolta alla sicurezza, senza che poi ha dato seguito a tutto quello che è, ha promesso i cittadini. Io prometto, per quanto mi riguarda, ai cittadini di essere un sindaco attento che vuole puntare sulla sicurezza della propria città, che farà di tutto per collaborare con tutte le forze dell'ordine, sapendo che comunque c'è un tema, un problema legato al fatto che occorre una maggiore integrazione, che non vuol dire mettere dare il lavoro. Allo spacciatore. Ma vuol dire che se noi lasciamo le persone in mano alla criminalità perché non riusciamo a individuare dei percorsi di integrazione di queste persone, queste persone in automatico finiscono nelle mani della criminalità. Quindi ho voluto lanciare un messaggio che il problema è molto più ampio e molto più complesso e dobbiamo farci carico anche di riuscire a capire. Con le leggi di oggi che non consentono molto spesso di rendere regolari anche persone che sono irregolari, ma che magari potrebbero, non mi riferisco in particolar modo ovviamente agli spacciatori, ma in generale all'irregolarità, dove ci sono tante aziende che hanno bisogno di personale che non possono assumere perché non, ci sono, non hanno, non hanno le, le, le giuste autorizzazioni, e quindi il tema è molto più complesso. I cittadini devono sapere che la città di Pesaro è guidata da un sindaco e da un'amministrazione che darà la massima attenzione. Tanto è che. Nei prossime settimane partiranno i lavori, è già stato completato il sottopasso, lì verranno installate delle telecamere, la zona della stazione sarà avrà telecamere sia vicino alla stazione sia nel sottopasso, i due parcheggi attualmente che sono molto utilizzati al di là della stazione saranno completamente riqualificati, illuminati e con le giuste telecamere.